Negli ultimi 2 anni ho visto milioni di cittadini italiani scherniti, ricattati, emarginati, perseguitati e pesantemente insultati. Ho visto ragazzini esclusi dalle loro squadre di calcio o pallavolo e genitori disperati nel cercare di tenere insieme i cocci di sogni infranti e carriere interrotte. Ho visto medici, dottori, infermieri e operatori sanitari radiati, licenziati e lasciati a casa. Ho visto milioni di persone a cui è stato negato o tolto il lavoro, quindi la dignità. Ho visto studenti esclusi dalle lezioni, allontanati dai corsi, isolati e disprezzati. Ho visto imprenditori presi in giro, spinti allo sfinimento e in molti casi al fallimento. Ho visto portuali con le lacrime agli occhi, caricati dalle forze dell'ordine, sgomberati a suon di manganelli e idranti, umiliati davanti ai loro figli. Ho visto un lasciapassare, privo di qualsiasi base scientifica e che non garantiva un fico secco, diventare vergognoso strumento di discriminazione e creare cittadini di serie A e serie B. Ho visto una stampa, totalmente assoggettata alle istituzioni, diventare misero zerbino, nonché megafono e organo di propaganda del governo. Ho visto un'intera società applaudire chi sputava, vomitava veleno sulle minoranze, sostenere la diffusione di un pensiero unico e negare la parola a chiunque si permettesse di sollevare dubbi, domande o perplessità a riguardo. Ho visto una Costituzione calpestata e dimenticata. E infine, ho visto una corte di giudici legittimare tutto questo. Possono legittimare quello che vogliono. Io quanto ho visto in questi 2 anni non lo dimenticherò mai e soprattutto mai accetterò l'idea che quanto successo sia stato lecito, giusto e motivato. I governi italiani degli ultimi 2 anni e mezzo e in generale le istituzioni hanno violato pesantemente più volte i diritti umani. Non mi serve alcuna pronuncia della Corte Costituzionale per avere conferma di questo fatto. Anche i membri della Corte sono esseri umani e in quanto tali non hanno la verità in tasca. Possono commettere errori, far parte di giochi di potere e conflitti di interesse. Io continuerò ad essere testimone di quanto visto. Continuerò a far sentire la mia voce contraria quando lo riterrò opportuno. Continuerò ad esprimere dissenso e anche disprezzo se e quando necessario, nei confronti di un sistema politico, economico e sociale che non mi rappresenta più in alcun modo. Ma soprattutto continuerò a battermi, fino a che anche a livello legale e ufficiale, sui crimini commessi dal marzo 2020 legati alla gestione della pandemia di Covid-19, non verrà fatta verità e giustizia.